Eccoci qua, signore e signori, con lei è arrivata una nuova sposa e noi subito corriamo a presentarla. Ciao, vedete che è molto acclamata perché è famosa questa sposa. Ciao, come ti chiami? Pamela. Pamela, di dove sei? Della Sardegna. Cosa fai nella vita? Il pane. Il pane, wow. Quindi come ti impasta lei non ce n'è. Allora, notiamo sulla maglietta che ci sono tutte le foto di te in pose un po', come si può dire, imbaldracchite? Si può dire? Sì, di quello che vuoi. Si può dire, di quello che vuoi, mi ha detto. No, questa alla Coyote Ugly ci piace molto. Posso? Se possiamo zoomare su questa foto, fortunato chi la sposa. Ok, va bene, detto tutto ciò, come si chiama lui? Andrea. Che giorno ti sposi? 29. Sei contenta? Contentissima. Sei felice? Sì. Se torni indietro lo risposi? Sì. Te l'ha chiesto lui? No. Gliel'hai chiesto tu? Ah no, di sposarmi? No, era... Tanto mi non davvero che ha visto che non ho bisogno. Una cosa più moderna, insieme. Cioè, no, spiegami, vi siete guardati e avete detto, oh, cosa facciamo? Andiamo dal prete. Beh, vabbè, dai. Andiamo a sentire se ci sposa. Sì, dai, va bene. Così, davvero? Sì. Basta inginocchiarsi, anello, cose? No. Molto semplice, blando. Troppo formale. Va bene, new generation. Uè, che fondo, dai, se spugion. Beh, dai, sì, vai, eh. Uè, ti dai, fatta. Viaggio di nozze dove? Alternativo, decidiamo il momento, partiamo e andiamo. Bella, last minute, ci piace, risparmierai un sacco di soldi, esatto. Sappilo veramente, che tornano sempre utili al giorno d'oggi poi. Va bene, detto tutto ciò, un brindisi, auguri, vuoi salutare qualcuno? I miei amici che sono qua dentro. Perfetto, un saluto a tutti gli amici che sono qua dentro, ciao!